Intanto, buonasera a tutti, è un piacere vedervi. Io sono in rappresentanza di Pirene, siamo felicissimi di questo avvenimento, di questo incontro che avviene tra le varie parti. Siamo a raccontare anche quelli che sono i protagonisti di questo importante, eccellente progetto che ricordiamo. Si chiama Art Worker Giovani Creatività al Lavoro, finanziato dal Dipartimento di Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è stato realizzato grazie appunto a una ATS composta dall'Associazione Culturale Arteteca, di cui abbiamo oggi in rappresentanza il dottor Luca Borriello, dall'Osservatorio Comunicazione e Partecipazione Culture Giovanili dell'Università degli Studi di Salerno e dell'Associazione di Volontariato Sagapò e poi ovviamente con la preziosissima partecipazione di tutta quella rete di partner di diverse regioni, fra cui Campania, Calabria e Sicilia. Vedo presenti molte persone, molti anche dei relatori che poi con i quali ci interfacceremo successivamente. Sarà un incontro, diciamo, legato anche a uno scambio nel raccontare quello che è il progetto, nel raccontare i protagonisti anche del progetto. Quindi avremo modo anche di assaggiare e vedere alcuni dei lavori di cui appunto questi protagonisti si sono occupati senza svelare nessun segreto. E direi di passare in maniera molto sintetica la parola a Luca Borriello, presidente dell'Associazione Culturale Arteteca, così che possa raccontarci e descriverci nel dettaglio questo progetto, appunto, da loro promosso come capofila e da loro ovviamente portato avanti insieme a tutti noi. Prego, dottor Borriello, buonasera. Buonasera a voi, buonasera, grazie Aldo, un caro saluto a tutti gli amici che hanno costituito questo viaggio perché in effetti si è trattata di un'avventura, lungo diversi anni che promana da un bando che ovviamente più che scovare e valorizzare i talenti giovanili italiani, ha pensato di dare una chance in più, allineata tra l'altro a tendenze giustissime europee e oltre, cioè il placement e l'orientamento, innanzitutto, la formazione dei giovani talenti, affinché il sistema di completamento dello scouting e anche dell'immissione sul mercato, peraltro in alcuni casi simulata, potesse essere di reale beneficio per i giovani. Si è partiti con una call montata su la nostra ATS, quindi la nostra Arteteca, Associazione Capofila, ma soprattutto il partner scientifico, l'Università di Salerno, e poi l'importantissima presenza di Sagapò, soprattutto nei termini della formazione. Questa call ha voluto radunare diversi potenziali beneficiari del progetto, quindi giovani talenti, giovani che avessero vocazione sia nelle arti, sia nella promozione dell'arte. Nello specifico di tre settori, esattamente perché il programma si è distribuito su tre regioni, quindi la Campania, la Calabria e la Sicilia. I tre settori sono stati la creatività urbana, quella che più comunemente si intende street art, il muralismo, e poi l'audiovisivo, il racconto audiovisivo, il filmico, e poi la musica, nel senso della produzione, eventualmente anche cantautoriale, ci auguravamo. La partecipazione è stata molto ricca. Abbiamo avuto tante adesioni alla call e dopo un processo selettivo, trasparente e partecipato dai partner, si è arrivati attraverso anche colloqui diretti ai singoli ad una classe di 60 beneficiari. Questi beneficiari quindi hanno intrapreso un momento di formazione e poi dopo sono arrivati a un importante step del progetto, quello dell'orientamento, cioè il passaggio dalla formazione trasversale a una informazione che fosse di sguardo agli scenari e di prospettiva sui mercati che potesse poi esitare in un placement. Le condizioni pandemiche non hanno consentito un placement fisico, come dire, lo stage, tanto per dire, ma un'esperienza che attraverso una rocambolesca
risistemazione dei tasselli del progetto, altrettanto avventurosa quanto, devo dire, efficace, poi alla fine ha tramutato una, rete di possibili viaggi e spostamenti fisici e conoscenze in una straordinaria costellazione di esperimenti. Quindi, in effetti, la creatività urbana che ha esitato in un output un murale, la parte dell'audiovisivo che ha esitato in un micrometraggio, un millimetraggio, insomma una clip molto, molto ben fatta, e poi la produzione musicale, un testo molto intenso, una realizzazione proprio musicale, composizione musicale molto interessante, insomma tre output che hanno significato una sinergia tra tutti i ragazzi partecipanti. Questi stessi sono stati accomodati attraverso un'ulteriore, come dire, visione delle loro più specifiche attitudini in sottogruppi. Infatti, ognuno dei settori ha situato tre sottogruppi, ad esempio di scrittura del testo, di arrangiamento e poi di produzione oppure di logistica, di comunicazione, insomma, intersecando tutti gli ambiti possibili, come se si facesse un lavoro effettivo, quello commerciale, verso cui i ragazzi speriamo si traguardino presto. E questi sottogruppi sono stati guidati da youth worker, quindi giovani esperti in taluni ambiti che però si sono sperimentati a favore di altri giovani, guidati a loro volta da esperti nei temi stessi. Su tutto questo, la formazione di Saga Po e soprattutto questo ancora, la ricerca scientifica condotta dall'Università di Salerno. Mi sembra sia stato un progetto, per quanto difficile da domare, perché in alcuni casi veramente ha scalpitato troppo, perché ci sono state ovviamente condizioni che tutti noi conosciamo, insomma, che l'hanno reso difficile, che però ha realizzato soprattutto l'evidenziazione, la valorizzazione dei ragazzi che hanno effettivamente partecipato alla realizzazione dei prodotti. Di questo sono molto contento e più di me potranno dire i miei colleghi. Grazie e buonasera. Allora, dottor Borriello, intanto la ringraziamo moltissimo del suo intervento e della sua descrizione minuziosa del progetto, ovviamente da presidente dell'associazione capofila quale lei è. Abbiamo il piacere anche di ascoltare la dottoressa Stefania Leone per quanto riguarda invece l'Osservatorio dei Giovani dell'Università di Salerno, di cui è direttore, un centro di ricerca per lo studio dei fenomeni giovanili contemporanei presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, che ovviamente ci racconterà anche lei alcuni dettagli del progetto, anche probabilmente i motivi fondanti, e che sicuramente potrà dare un riferimento concreto anche a tutti i partecipanti. Prego, dottoressa Leone, grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Mi fa particolarmente piacere questo momento appunto di raccolta anche delle diverse impressioni a caldo, ovviamente, perché siamo veramente al minuto finale di conclusione di un progetto che è stato, come diceva prima di me Luca Borriello, molto faticoso, però alla fine anche altrettanto soddisfacente, considerate le condizioni nelle quali abbiamo lavorato, anche insomma del tutto imprevedibili come un evento pandemico. E sicuramente quello che mi fa piacere, diciamo, evidenziare è il riscontro adesso, a conclusione del progetto, di quelli che erano gli intenti, lo spirito che aveva promosso l'iniziativa, perché parlo chiaramente a nome in particolare dell'Osservatorio Giovani dell'Università di Salerno, che da sempre, da ormai 14, 13 anni, quasi 14, cioè dal fine 2009, inizio 2010, è stato istituito all'Università di Salerno con la chiara volontà di non creare un ente di ricerca scientifica accademica classico, cioè chiuso all'interno di laboratori o all'esterno solo per una ricerca empirica così contingente, ma invece di essere un attore diciamo attivo sul territorio, quindi un attore anche catalizzatore del valore che i giovani rappresentano. E noi sin dal primo momento ci siamo mossi appunto fuori dall'università, e questo è un progetto che testimonia questa attenzione.
E soprattutto perché crediamo che poi particolari ambiti come quello della creatività, in particolare in questo caso dell'arte, quindi non solo la creatività e non solo la comunicazione, che pure sono un ambito chiaramente connesso, ma proprio l'arte, siano un veicolo che risponde a diverse necessità oggi, direi, dei giovani. La prima è sicuramente il lavoro, nessuno può negare la priorità assoluta, ma non è l'unica, perché chiaramente in una condizione di precarietà lavorativa ne discende da una condizione di precarietà lavorativa una condizione di precarietà esistenziale, di condizione di difficoltà, diciamo, che investe tutte le sfere di vita. E infatti anche questo progetto ha questo intento, cioè di promuovere quello che è un talento, un valore, una capacità o un potenziale, ecco, possiamo dire, capire il valore di questo potenziale rispetto a un percorso professionale, ma al tempo stesso conserva un valore che è sociale, che è fortemente sociale, e lo testimoniano, come vedremo, anche dai lavori, dagli output che sono stati fatti anche nella forma collettiva, ha un valore di partecipazione, cioè di attivazione di giovani che spesso lavorano, diciamo, in maniera individuale alla loro arte, che invece in contenitori come questi, sorretti dalle istituzioni, finanziati dalle istituzioni e dallo spirito appunto che ci siamo appunto detti poco fa, che ha anticipato e che ha chiarito anche Luca, cioè di volersi mettere al servizio del valore dei giovani, chiaramente si riescono a raggiungere anche risultati di attivismo, cioè di forme di protagonismo che significhino esserci in una società e dire la propria, perché poi l'arte è anche cioè, prima di tutto, diciamo, un linguaggio, e quindi è un modo di esprimere, di far esprimere chi poi in particolare spesso è più distante dalle istituzioni, perché diciamo anche nello stereotipo l'artista notoriamente, diciamo, vive un proprio mondo che è un po' distante chiaramente da quello delle istituzioni, soprattutto universitarie. Chiaramente potete immaginare la mia conoscenza diretta di quelle universitarie, naturalmente non è semplicissimo trovare nei banchi e soprattutto nei curricula con le valutazioni più elevate degli artisti. Cioè, sembrerebbe, e invece così non è poi di fatto, perché bisogna trovare la chiave chiaramente di espressione. E in particolare in questo progetto la parte di ricerca ha riguardato proprio lo youth worker, una figura specifica, emergente anche in letteratura, se vogliamo, nella sociologia, negli studi sui giovani, perché è una figura di un operatore, un mediatore, io lo chiamerei, un mediatore che riesce e do dovrebbe, si lavora per poter affiancare, supportare, non solo da consulente o da orientatore, ma proprio è colui che riesce a stabilire un rapporto, ad essere interfaccia di vari tipi di bisogni. Possono essere bisogni sicuramente di tipo ricerca dei canali giusti per il lavoro, ma possono anche essere bisogni di supporto rispetto a incoraggiamento, fiducia in se stessi, empowerment. Insomma, sono tutte dimensioni che investono la figura di chi lavora con i giovani e che andrebbero e andranno, si sta lavorando affinché vadano anche riconosciute in un senso professionale, come riconoscimento di una figura professionale. Quindi poi questo progetto ha come output anche scientifico questa riflessione sulla figura dello youth worker, che è in Italia, insomma, negli ultimi anni si sta ponendo al centro dell'attenzione. Pensate che io ho partecipato 3 giorni fa a un convegno di fine progetto, peraltro inserito in una progettualità simile, non del Dipartimento, ma dell'Agenzia Nazionale dei Giovani, dove lo youth worker era una figura, nel nostro caso la caliamo sull'arte, in quel caso era di relazione con i giovani con problemi di salute mentale. Quindi capiamo bene come poi si tratta in sostanza di trovare dei punti di riferimento che possano sorreggere i momenti o i punti di debolezza, di difficoltà che comprensibilmente i giovani di questa generazione manifestano, perché li abbiamo sotto gli occhi tutti noi, e sicuramente almeno non esclusivamente per una loro mancanza, anzi io direi, diciamo, non per una loro mancanza.
E questo per non rubare troppo tempo, ho preso già 6 minuti, voglio soltanto recuperare l'ultimo minuto per ringraziare davvero Luca Borriello, Silvia, Marco Traversi, Martina in particolare, e permettetemi per quanto riguarda l'osservatorio, la fatica insomma, che ci hanno messo e la volontà e l'impegno, Claudia Capone, Venere Pasca, tutto il gruppo dell'osservatorio. E anche un ringraziamento a Francesco Di Giovanni perché nonostante il progetto fosse in una situazione piuttosto difficile a un certo punto del percorso, riuscendo a ripensarlo e a ragionare anche con nuove connessioni, siamo riusciti a superare anche una fase difficile. Sono curiosissima di vedere gli output, ho visto chiaramente la comunicazione. L'ultimo elemento che voglio dare è spero che i giovani che hanno partecipato abbiano colto questo spirito che è stato dimostrato, diciamo, anche nel recupero della fase finale del progetto rispetto alla volontà di dare loro un riconoscimento sia attraverso l'impegno che ci hanno messo, simbolicamente appunto, e non solo, diciamo, a chi ha completato il percorso, sia per tutto quello che è residuato, diciamo, in qualche modo, da attività che non si sono potute svolgere, in realtà è stato interamente concentrato sulla valorizzazione della comunicazione che qui abbiamo appunto il moderatore che rappresenta questa componente dell'Agenzia di Comunicazione, che è un'agenzia nazionale che opera a livello nazionale e che sta e lavorerà ancora, questo per dirlo ai giovani interessati, fino a fine marzo sono programmate le attività di promozione sia dei profili individuali degli artisti, sia dei lavori collettivi, quindi c'è stato un grosso investimento in comunicazione proprio perché ci tenevamo che a raccogliere i frutti fossero soprattutto i giovani coinvolti. Spero che questo sia stato ben accolto, immagino di sì, e quindi sono curiosa poi di vedere i lavori. Mi fermo per dare la possibilità agli altri, poi se c'è spazio chiaramente possiamo continuare a ragionare e a confrontarci. Grazie. Grazie dottoressa Leone, preziosissima nel suo intervento e grazie anche per la citazione a Pirene per le varie attività. Ovviamente l'obiettivo è sempre quello di dare il giusto risalto poi ai vari partecipanti, alle varie persone che hanno partecipato al progetto e noi speriamo, insomma, di lavorare in funzione di questo. Proprio da questo punto di vista direi è molto adatto anche questo collegamento. Proprio anche per il prossimo relatore, la dottoressa Martina Romanello, è la referente dell'associazione Sagapo, anche citata sia dalla dottoressa Leone sia dal dottor Borriello, associazione che è impegnata da anni nella promozione, nelle attività legate alle politiche giovanili e nella gestione di eventi di formazione e orientamento, e che si è occupata proprio in concreto su questo singolo progetto, proprio delle attività legate a formazione e orientamento ai mercati artistici dei vari partecipanti. Quindi se ora vedo che è collegata, non la vedo in video, Sì, sono qui. Grazie ecco qua, perfetto, dottoressa Romanello, a lei la parola, grazie. a lei, grazie a Stefania e Luca che mi hanno preceduto e a tutti, diciamo, i presenti qui in questo momento in cui appunto possiamo raccontarci e raccogliere un po' di riflessioni su questo progetto che ci ha visti, appunto, come dicevano anche loro prima, a un certo punto correre dietro le difficoltà, almeno adesso possiamo anche condividere un po' tutti i bei risultati che sono arrivati. Come dicevate, io sono una delle formatrici del progetto e rappresento l'associazione Sagapo, che appunto è stata coinvolta nel progetto per la sua esperienza di accompagnamento e all'imprenditorialità e allo sviluppo delle professionalità. Noi gestiamo un co-working incubatore di imprese sociali al centro di Napoli che è Dialog Place e appunto abbiamo cercato di portare all'interno di questo progetto questa parte legata all'avviamento, diciamo, all'imprenditorialità, quindi allo sviluppo anche delle professionalità nell'ambito dell'industria artistico-culturale. E
Per farlo, diciamo, abbiamo costruito questi percorsi formativi che si sono strutturati, diciamo, in tre momenti. Una prima fase è stata dedicata un po' all'introspezione, quindi a far emergere comunque dai ragazzi e dai partecipanti quello che erano il loro talento, ma anche proprio il tipo di valori e di competenze professionali che loro mettono insomma in quello che fanno e tirano fuori. Una fase dedicata poi all'esplorazione invece di tutti quegli strumenti che aiutano a strutturare e a sostenere poi anche un piano di business personale, che è quello che appunto anche i liberi professionisti mettono in campo. Quindi abbiamo lavorato sulla mappatura degli stakeholder, sul benchmarking, sull'analisi SWOT, e poi c'è stata una parte finale dedicata alla progettazione vera e propria, quindi a come si mette in piedi un progetto che nell'ambito appunto artistico-culturale spesso è una forma molto importante di finanziamento attraverso cui appunto si portano avanti iniziative anche di rilievo. Io vorrei concentrarmi, diciamo, vorrei porre l'accento su quelli che secondo me sono degli elementi di forte valore del progetto e dei quali quindi dobbiamo insomma secondo me, prestare particolarmente attenzione. Innanzitutto, appunto, un progetto che si è rivolto ad artisti e promotori, quindi è riuscito a tenere insieme l'intera filiera artistico-culturale, che spesso è invece un'operazione che si fa poco, no? Si concepisce spesso o dal punto di vista magari strettamente artistico, e invece c'è tutto un lavoro, ma anche proprio occasioni, ecco, di lavoro nell'organizzazione, nella promozione, nella diffusione artistico-culturale, che è un settore che appunto può vedere impegnati tantissimi giovani, tantissimi ragazzi, e quindi è stato interessante mettere insieme, è anche molto importante, secondo me, mettere insieme le due facce della medaglia, quella degli artisti e quella dei promotori, e poi farlo appunto in ambiti artistici anche diversi, quindi permettere ai ragazzi di confrontarsi con ambiti diversi dai loro, quindi abbiamo avuto musicisti che hanno lavorato insieme ai videomaker, insieme agli street artist, e questo appunto ha permesso una contaminazione di esperienze e di contesti che secondo me è stato uno degli elementi, anche questi di maggior valore del percorso, e sicuramente diciamo della formazione che ha risentito chiaramente del trasformarsi in una formazione completamente online, quindi chiaramente il rapporto con i ragazzi, che è stato principalmente un rapporto col computer, quando crediamo fortemente che invece in questi casi anche proprio il contatto umano, visivo, il condividere lo stesso spazio sia fondamentale anche nelle esperienze formative, e per questo ci tengo aperto e chiuso parentesi a fare un ringraziamento ai ragazzi e all'impegno e alla dedizione che hanno dimostrato, nonostante appunto le modalità diciamo non fossero le migliori. Ormai ci stiamo sicuramente abituando a lavorare anche in questo modo. Però ci tengo a ringraziarle, abbiamo fatto tra l'altro anche lavorato nel tardo pomeriggio sera, e veramente ci tengo a fare questo ringraziamento. E per me è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto dei ragazzi che appunto, nonostante ci sia una narrazione, no, su questa generazione, anche questa generazione al sud, molto spesso di giovani poco attenti, irresponsabili, incapaci, questo progetto ha coinvolto ragazzi che appunto con coraggio e tenacia hanno, anche se giovanissimi, aperto partita IVA, hanno qualcuno di loro già gestisce delle imprese, quindi è stata molto molto bello rapportarmi con loro e far venire fuori queste esperienze. Tanto più importante quanto le regioni target di questo progetto erano appunto Sicilia, Campania e Calabria, quindi ragazzi che venivano da queste tre regioni, perché sicuramente diciamo nelle regioni del sud l'industria culturale ha
È un po' più affaticata che in altre regioni del nord, dove magari è un po' più sviluppata, ci sono più occasioni e nonostante questo, appunto, noi siamo entrati in contatto con invece dei ragazzi che ci credono fortemente, ci hanno messo veramente tutto il loro talento e impegno nonostante l'età e quindi veramente grazie a loro, ma grazie anche appunto a tutto il partenariato e all'università che si è presa anche ecco, la responsabilità, secondo me, di costruire un progetto che andasse proprio nella direzione di rafforzare, di porre l'accento sull'ecosistema, dell'industria artistico-culturale, capire quali sono effettivamente le mancanze e cercare di strutturare una prima risposta in quelli che sono, diciamo, gli ambiti in cui l'università e il terzo settore, il mondo della formazione può intervenire. Quindi grazie a tutti e ancora un saluto particolare ai ragazzi. Grazie dottoressa Romanello del suo intervento. Sicuramente più si va avanti con questo incontro, più vediamo anche noi i vari, diciamo, valori e anche le altre attività e anche una serie di percorsi forse che questo progetto, le sue attività di formazione hanno voluto dare a queste persone e il valore indubbio dei singoli artisti che poi sono stati selezionati. Da questo punto di vista direi a questo punto di passare la parola anche al dottor Francesco Di Giovanni, che è uno di quei partner preziosissimi che sono stati citati. Difatti è il coordinatore dell'associazione Inventare Insieme Ollus e Centro Tau di Palermo, che anche lui da anni si è impegnato, come ovviamente l'associazione che coordina, in attività di inclusione sociale, prevenzione di forme di violenza e ovviamente no, una promozione, una diffusione di quella cultura della legalità tra i giovani all'interno del territorio palermitano, che risulta essere anche uno dei valori, secondo me, che cui faceva riferimento la dottoressa Romanello. Dottor Giovanni, non so se vuole collegarsi, sempre non lo vedo in video, ma se vedo Ci attivato il video, sono, ci sono. ecco qua, la parola a lei, la ringrazio per la sua Adesso che presenza. mi vediate, sì. Assolutamente, prego. Buonasera a tutti. Piacere ritrovarci, anche se in video, per la conclusione di un progetto che è partito davvero tantissimi anni fa, che abbiamo visto nascere grazie all'assessore alle politiche giovanili del comune della regione Campania, Serena Angioli. In qualche modo è stata il trade union con l'Osservatorio dell'Università di Salerno e poi con le altre associazioni che hanno partecipato a questo progetto. L'attraversamento del Covid sicuramente non ci ha aiutato nel portare con celerità in chiusura il progetto, però gli ultimi mesi, soprattutto la passione dei ragazzi, diciamo in qualche modo, hanno rivitalizzato un progetto che a un certo punto sembrava in qualche modo avere difficoltà a trovare la giusta strategia. Sicuramente senza il Covid avremmo potuto vivere delle esperienze molto più importanti, soprattutto godendo della presenza e degli scambi nelle nostre regioni. La dimensione interculturale dell'incontro tra giovani, soprattutto questo processo di incontro tra giovani peer educator e giovani artisti avrebbe dato non soltanto al gruppo che è stato coinvolto nel progetto, ma anche alle nostre comunità territoriali una valenza sicuramente più significativa. Però, come detto anche nei mesi scorsi a Stefania in particolare, un progetto come questo lascia un segno. Sia nelle persone che hanno partecipato che nelle associazioni e nelle istituzioni che ci hanno creduto e che si sono impegnate. Quindi adesso sta a noi riuscire a dare a questo progetto la forma del progetto, quindi la capacità di avere gettato qualcosa in avanti sui nostri territori attraverso l'arte, attraverso la partecipazione giovanile e non fermarci soltanto a una chiusura di progetto. Semmai a un'apertura, a degli sviluppi che anche attraverso l'incontro tra le persone che vi hanno partecipato può portare a nuove esperienze. Io ho seguito un po' più da vicino attraverso Mimmo Bottolo, che è l'esperto nostro della produzione
musicali, il percorso di questi ragazzi. Avevo visto i curriculum quando mi è stato presentato un po' il gruppo e ho notato la presenza di artisti anche con curriculum particolarmente importanti. E poi nell'esperienza che hanno fatto ho anche molto apprezzato il lavoro che in questo momento c'ha un brano che è stato prodotto che spero che si riesca anche a condividere in questo momento, ma che potrebbe, diciamo, anche sviluppare nuove iniziative di produzione. Penso che dare voce ai giovani sia una delle dimensioni importanti che la nostra comunità dei territori, ma anche una comunità diciamo, adulta, matura, deve cominciare a strutturare. Quindi penso che sia stata un'esperienza di grande apprendimento. È un'esperienza che deve essere sviluppata attraverso il lavoro che ciascuno di noi fa sui territori, che sicuramente nel lavoro dell'osservatorio può trovare un elemento sia di sintesi, sia di riflessione, sia di rilancio. E che si possa pensare che da questa esperienza possano venire fuori nuove evidenze ed evenienze. Quindi, diciamo, sono anche in attesa di vedere i prodotti che sono stati sviluppati, sentire i ragazzi, forse sarebbe stato anche bello intervenire dopo i ragazzi, avendo acquisito anche ulteriore energia, forse anche lasciare a loro la conclusione di questo spazio può essere importante perché siano loro a invitarci su quelle che possono essere nuove opportunità, nuove strade da percorrere. È quello che posso sicuramente dire a nome dell'Associazione Ambientale Insieme del Centro DAO, che noi ci siamo stati, ci abbiamo creduto, ci siamo impegnati, ci saremo se si decide di dare nuove forme e nuovi sviluppi a questa esperienza progettuale. E grazie a tutti. Grazie, dottor Giovanni, grazie, grazie davvero.